Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Per festeggiare l'uscita della 3D All Stars Collection, prevista per questo venerdì, ho deciso di fare una serie di video che ci accompagneranno fino al 18 settembre. A cadenza giornaliera vi parlerò dei tre titoli che compongono la raccolta, evidenziandone il valore storico e raccontando le vicissitudini dietro al loro sviluppo. Saranno insomma dei video introduttivi per prepararvi al meglio al ritorno di questi tre grandi classici del platform. Oggi partiamo da Super Mario 64, il capostipite di un intero genere, ma soprattutto un gioco che oggi, a 24 anni dalla sua uscita, è ancora godibilissimo nella sua forma originale. Prima di partire vi invito, come al solito, a supportare il mio lavoro lasciando un like, a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Anzi no! Let's go! È difficile descrivere a parole l'emozione e lo stupore dei giocatori che nel lontano 1996 si ritrovarono di fronte alla sequenza introduttiva di Super Mario 64. Dopo una vertiginosa panoramica aerea che seguiva il volo di Lucky 2 nei pressi del cortile del castello di Peach, l'idraulico italiano, sì, è italiano, saltava fuori con entusiasmo da un tubo verde per poi rimanere immobile. Ci si impiegava un po' a capire che la transizione tra filmato e gameplay era nulla e che ora aspettava il giocatore prendere il comando dell'azione in questo vastissimo e colorato ambiente tridimensionale. Prima di allora non si era visto niente del genere e Super Mario 64 può essere tranquillamente considerato come uno dei più grandi punti di rottura della storia del videogioco. Un titolo che non solo cambiò radicalmente il destino di Nintendo e della sua mascotte, ma che inventò un genere e rivoluzionò il concetto stesso di game design. La scommessa di Miyamoto e del suo team fu quella di dare priorità assoluta alla libertà del giocatore, un concetto che in seguito verrà declinato e standardizzato in forme ancora oggi estremamente popolari, come free roam, sandbox e open world, ma che allora non vantava di certo dei precedenti concreti a cui ispirarsi. Anzi, per capire la vera portata rivoluzionaria di Super Mario 64, basta guardare agli episodi in due dimensioni che fino a quel momento avevano contribuito a popolarizzare la saga. I tre Super Mario Bros., così come Super Mario World, sono platform estremamente guidati che richiedono al giocatore di muoversi secondo una linea prefissata e attraversare il livello dal punto A al punto B. Questa consapevolezza spaziale di ogni singolo possibile spostamento del giocatore permetteva agli sviluppatori di creare dei livelli che ne prevedevano essere i movimenti e dare vita così a delle sfide che avessero un ritmo preciso. Insomma, a partire dal livello 1 del mondo 1 di Super Mario Bros., ogni elemento, blocchi, nemici e trappole, era sapientemente posizionato e nulla era lasciato al caso. Con l'aggiunta della terza dimensione, diventava virtualmente impossibile prevedere le scelte del giocatore e la sua collocazione all'interno dei livelli. Per questo l'approccio al game design cambiò radicalmente e più che richiedere di attraversare semplicemente uno stage, Super Mario 64 introdusse il concetto di missione. L'obiettivo era quindi quello di raccogliere le stelle, ogni zona ne presentava svariate e ognuna richiedeva di completare sfide ben precise. Stava al giocatore però decidere non solo l'ordine con cui affrontarle, ma anche il modo ottimale per portare a termine i vari compiti. Ma una tale libertà di azione non sarebbe stata possibile senza le giuste possibilità espressive. Ed è per questo che la costruzione dei livelli arrivò soltanto nelle fasi finali dello sviluppo. Nei 3 anni di produzione necessari per portare a termine il titolo, Miyamoto spese gran parte del tempo su prototipi pensati esclusivamente per studiare le animazioni e i movimenti di Mario e per ideare una gestione della telecamera virtuale in grado di fornire le giuste coordinate spaziali al giocatore e di accompagnare così, nel migliore dei modi possibili, l'esplorazione. Il moveset di Mario subì quindi una drastica espansione e arrivò a incorporare tantissimi nuovi tipi di salti e di possibilità offensive. Uno degli elementi che permise questo netto passo in avanti fu la presenza della levetta analogica sul controller del Nintendo 64, una delle feature fondamentali che accompagnò la corretta implementazione delle tre dimensioni nel mondo dei videogiochi. Grazie allo stick era possibile navigare con facilità in spazi che contemplavano anche la profondità ed era garantita una certa precisione dei movimenti,
come la possibilità di camminare inclinando la levetta solo parzialmente. La gestione della telecamera fu affidata ai tasti C e risulta piuttosto datata per gli standard odierni. Infatti non è possibile avere il pieno controllo ormai solitamente affidato all'analogico di destra, ma la possibilità di spostarla, zoomare, resettarla in una posizione neutra sono alcuni dei concetti base di game design che verranno implementati correttamente solo in seguito. Mario resta comunque estremamente fluido da controllare e reattivo agli input del giocatore, situazione non affatto scontata se si pensa a quanti altri esponenti del genere hanno sofferto il passaggio al 3D, o anche come molti platform dell'epoca siano invecchiati tremendamente male. Super Mario 64 conserva ancora oggi un carattere di freschezza che lo rende attuale nonostante gli evidenti segni del tempo. Se il level design fu creato con in mente le possibilità espressive del giocatore, forse una delle introduzioni più interessanti fu quella del hub centrale, lo snodo di accesso a tutti i mondi di gioco, che prese la forma del castello di Peach. Questa sorta di world map liberamente esplorabile e in continua evoluzione riassume perfettamente l'approccio rivoluzionario di Miyamoto, che abbandonò la struttura lineare dei suoi passati lavori. Per accedere ai livelli è richiesto un determinato numero di stelle, ma non c'è un ordine prefissato con cui ottenerle, né ce ne sono di obbligatorie che garantiscono la progressione. Il combattimento finale, ad esempio, richiede sì di collezionare 70 stelle, ma il totale ammonta a 120, lasciando così ampio margine di personalizzare la propria avventura e anche un post-game che non si esaurisce con la sconfitta di Bowser. Gli stessi obiettivi che danno il nome ai singoli livelli sono volutamente vaghi ed allusivi, pensati per incentivare sempre e comunque l'esplorazione attiva del giocatore. E questo è solo uno degli innumerevoli elementi che rendono Super Mario 64 un titolo fondamentale, un gioco in cui si riscontrano molte delle caratteristiche che diventeranno cardine dei giochi a venire e che ancora oggi sono confezionate in un'avventura in grado di divertire dall'inizio alla fine, nonostante alcune spigolature che saranno smussate solo in futuro. Per questo la 3D All Stars non poteva che aprirsi con un capolavoro del calibro di Super Mario 64, un gioco che merita assolutamente di essere rigiocato, soprattutto nella sua forma che rese celebre Nintendo 64. Fossi in voi, una volta inserita la cartuccia dell'All Stars Collection, inizierei proprio da questo titolo per avere un'idea chiara e precisa dell'evoluzione del brand nel reame delle tre dimensioni, ma soprattutto per capire quanto di Super Mario 64 sia sopravvissuto nei suoi seguiti e nel mondo dei videogiochi in generale. Poracci, spero che questa breve ricognizione storica vi sia tornata utile, come al solito vi aspetto nei commenti. Con la 3D All Stars Collection sarà la prima volta che giocherete a Super Mario 64? Inizierete da questo titolo o passerete subito a Sunshine o Galaxy? Sono curioso di sapere le vostre risposte. Intanto, prima di salutarci, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Mario, Super Michele, ciao!